sia dell'aspetto tecnico, anche per noi, soprattutto su quello psicologico. E quindi una squadra è una partita assolutamente da non sottovalutare da parte nostra. E poi perché tanti di questi ragazzi che giocheranno domani, fino a poco più di una settimana fa, erano titolari e giocavano in Serie A sfide più importanti, quindi è chiaro che rappresenta per tutti non un esame, ma un ottimo banco di prova eventualmente per riproporsi. Proprio volevo chiederle se Blasil in posizione di terzino sinistro o arretrato sulla fascia sinistra, visto a Bergamo domenica, se si fosse trattato di una soluzione già trovata in allenamento oppure una necessità della partita. Una necessità nella partita. Un'altra domanda è quanto le danno fastidio le voci dei tifosi che su un suo possibile esonero e il malcontento dell'ambiente. Mi dispiace non riuscire a fare il risultato, non aver fatto il risultato. Questo principalmente. Poi, come non è comprensibile quando si è ultimi in classifica che non ci sia gioia, ma anche quando si vince io sono la stessa persona di sempre. Un'ultima domanda, ultimissima, una curiosità. Ieri si è tenuta la cerimonia del Pallone d'Oro. Lei a chi avrebbe assegnato il premio, sia calciatore che allenatore? L'allenatore quello che è stato votato, è calciatore Ribéry. Fai tutte le tue poi. Buongiorno mister, lei ha parlato di mancanza di autostima da parte della squadra, dove bisogna ricercarla secondo lei? Attraverso il lavoro quotidiano e la possibilità di fare risultati, perché è l'elemento più importante. Fare risultato da forza e convinzione, oltre che entusiasmo e buona predisposizione all'allenamento, alla partita, al confronto con l'avversario. Se dovesse fare un'autovalutazione, da 1 a 100, quanto ha inciso la sua mano sul rendimento del Catania? Ad oggi pochissimo, non solo in termini percentuali, ma ad oggi pochissimo perché per tante, troppe ragioni. Cosa è mancato nel secondo tempo di prima? La capacità di riuscire ad essere pericolosi come il primo tempo e aspettare qualche possibilità di ripartenza in più e quindi continuare nello stesso modo del primo tempo. Come sta vivendo l'errore commesso da Viraghi e se la sostituzione c'entra con il risultato? Come sto vivendo l'errore di Viraghi? Chi è in campo, chi opera, chi sceglie, commette degli errori.
complicato che ci sia stato un errore del genere, così come immagino lo sia, non immagino, sicuramente lo è il calciatore, ma anche questo fa parte dei processi di crescita di un calciatore con la sua esperienza. Cosa manca a Leto o a Checo per essere schierati al primo minuto? Con continuità possiamo avere un po' di, se mi fai vedere le informazioni, cominciamo dal Verona, ad esempio Leto ha giocato titolare, l'ultimo che mi viene in mente, però a Genova la Sampa, forse c'è a Genova la Sampa, però con continuità, cioè non una partita, non più partita. Noi siamo 28, quando siamo al completo siamo 28 calciatori, poi ognuno ha un suo ruolo e come dicevo c'è una settimana di lavoro per loro e per gli altri. No? E quindi c'è la stessa considerazione per tutti, poi secondo quelle che sono le necessità della squadra. Però loro sono tenuti in considerazione. Adesso lei mi chiede di Checo, ma lo devo ricordare io che detto per 2 anni qui non era mai stato tenuto in considerazione, che quando sono arrivato io, la situazione in cui il Catania con me ha giocato, che sono stato l'unico allenatore che l'ha tenuto in considerazione. Se l'ho tenuto in considerazione vuol dire che ha soddisfatto le mie richieste. Poi ci sono tanti altri calciatori e io utilizzo quelli che... È sempre così per un allenatore, è difficile rispondere a una domanda così perché non so che cosa lei voglia si aspetti o voglia sentirsi dire, ma è difficile perché un calciatore che viene comunque tenuto utilizzato, è un giocatore che è considerato, poi dopo il motivo per cui un giocatore non giochi sempre con continuità possono essere tanti.
anche oltre quelle che erano le reali possibilità del momento, ma era il frutto di un lavoro costruito nel tempo. In questo momento le sconfitte rendono la squadra, dal punto di vista psicologico, più fragile di quella che non sia realmente. E queste cose è difficile comprendere dall'esterno.